Salve a tutti, oggi andrò a presentare la pasta alla carbonara. Adesso vi illustrerò gli ingredienti per la pasta alla carbonara. Iniziamo dal guanciale, pecorino, grana, tuorli d'uovo, pepe in grani, pasta di semola di grano duro. Per prima cosa mettiamo su una pentola con dell'acqua e aggiungiamo il sale grosso. Quando saliamo l'acqua è importante la proporzione. Più o meno si utilizzano un 10% di sale per litro. Questa è la proporzione ideale. Secondo passaggio, molto importante, è la preparazione del guanciale. Abbiamo un guanciale che va completamente pulito. Molto importante fare la pulizia della cotenna con un coltello a sega, in modo tale che possiamo rimuovere completamente la cotenna. È molto importante rimuovere questa parte, come vedete, abbastanza di colore scuro, perché questa ha delle note abbastanza arancide, quindi va pulito completamente per bene fino a che non rimane la parte bianca pulita del guanciale. Secondo step fondamentale è togliere anche la parte che viene coperta in fase di stagionatura con il sale e il pepe, che quando andremo a rosolare il nostro guanciale in padella farà sì che il pepe non bruci e quindi non dia quel sapore di amaro. È molto importante anche tenere il tagliere pulito. Prendiamo un coltello normale, liscio, a lama liscia, e andiamo a tagliare il nostro guanciale a cubetti. Tagliamo prima delle fette per lungo, come vedete lo spessore più o meno di mezzo centimetro. Questo è molto importante perché più il taglio è omogeneo, più la cottura del guanciale risulterà omogeneo. Il guanciale deve essere proporzionato nell'insieme, vedete, ha una parte di grasso e una parte di magro che sono più o meno equivalenti. Questa qua è una cosa molto molto importante, perché se abbiamo un guanciale troppo grasso in cottura risulterà molto morbido e non rosolerà bene. Tagliamo, come vedete, la fettina che avevamo tagliato precedentemente per lungo a metà e andiamo a formare dei cubettoni. Un'operazione che può risultare, diciamo, all'occhio molto semplice, ma è importante la tecnica. Già nel taglio abbiamo un primo esempio di tecnica, quindi dobbiamo avere un taglio molto preciso ed uniforme. Nel frattempo che tagliamo il guanciale, accendiamo la nostra padella, la facciamo scaldare leggermente. Allora, per la padella ci sono due cose importanti: quale padella usare e come usare. Allora, se abbiamo, come in questo caso, una piastra a induzione, consiglio sempre di utilizzare una padella antiaderente. Questo in modo tale che la temperatura poi si diffonda uniformemente e il guanciale non si attacchi alla padella. Se abbiamo una comune stufa a gas, quindi una stufa classica, convenzionale, vi consiglio di utilizzare la classica padella di ferro. Andiamo a completare il taglio del nostro guanciale. Dopodiché, una volta che la padella è calda, iniziamo a mettere il guanciale all'interno. Alziamo leggermente temperatura e partiamo con la rosolatura. All'interno della padella non abbiamo aggiunto altri grassi, quindi non abbiamo né olio né burro. Il guanciale andrà a rosolarsi solamente con il suo grasso. Per questo partiamo con una temperatura più bassa, in modo tale che diamo la possibilità al guanciale, come si dice in gergo tecnico, di sudare, quindi di rilasciare il suo grasso, che va a formare un liquido, quindi un grasso che poi ci aiuterà a friggerlo.
Il nostro guanciale adesso sta rosolando, come vedete sta sudando, quindi rilascia del grasso. Mano a mano che il guanciale tira fuori il suo grasso, lo andiamo a conservare all'interno di un contenitore. E rimettiamo il nostro guanciale sul fuoco. Nel frattempo che il guanciale rosola in padella, continuiamo a scolarlo. E lo lasciamo andare piano piano, a fuoco sempre medio. Passiamo al secondo passaggio, che è la preparazione del nostro mix. Pecorino romano, grana, tuorlo di uovo, il pepe, come vedete, può essere macinato anche leggermente grossolano, non serve proprio un pepe finissimo. E mescoliamo per bene. Prendiamo un poco di acqua di cottura e la andiamo a mettere all'interno del nostro mix. Mescoliamo per bene fino a che il composto non diventa omogeneo e quindi esca completamente dall'interno della nostra frusta. Una volta fatto questo, andiamo a recuperare il nostro guanciale. Scoliamo ancora l'ultimo grasso che è rimasto, prendiamo il grasso che abbiamo scolato e lo andiamo a mettere all'interno del nostro mix. Non lo mettiamo tutto, ne mettiamo la metà. Prendiamo i nostri spaghetti, li buttiamo in abbondante acqua salata già precedentemente salata. Cottura della pasta intorno ai 10 minuti, anche 11, perché non andiamo proprio a fare una pasta al dente, perché in un secondo momento vi mostrerò il motivo. Il nostro guanciale è rosolato, diciamo all'incirca è stato sul fuoco un 4 minuti, ma quello dipende poi dalla quantità del guanciale e dalla temperatura che raggiunge poi la padella. Più o meno per una quantità di queste, per 4 persone, 4 minuti sono più che sufficienti. Prendiamo il nostro guanciale facendo attenzione a non far cadere l'olio e lo andiamo ad asciugare sopra un foglio di carta assorbente. Lasciamo riposare il guanciale per bene. È molto importante questa operazione perché il guanciale all'interno del nostro composto, quindi del mix carbonara, non va messo caldo, ma va messo a temperatura ambiente. Questo perché? Perché il guanciale freddandosi diventa croccante all'esterno e morbido all'interno. Quindi abbiamo questa doppia consistenza di cremosità e croccantezza. Come vedete, all'esterno è abbastanza rosolato, ma all'interno mantiene tutti i suoi grassi e tutti i suoi liquidi ancora vivi. Lasciamo riposare il nostro guanciale. Il guanciale dovrà riposare per il tempo di cottura della pasta. Questo è un passaggio fulcro, quindi fondamentale per la preparazione della pasta alla carbonara, diciamo moderna.
andiamo a fare una cottura a bagnomaria dell'uovo. Tecnicamente è come se andassimo a realizzare uno zabaglione, soltanto invece che essere dolce è salato, perché all'interno abbiamo una percentuale di pecorino e grana che ci danno questa sapidità. Prendiamo di nuovo la frusta ed andiamo a mescolare. È importante mescolare con diciamo un'andatura che non sia molto molto veloce ma lenta, in modo tale che il tuorlo dell'uovo assorba il calore del bagnomaria. Vi consiglio di girare leggermente e ogni tanto, diciamo ogni 30-40 secondi, di fare un piccolo stop, lasciar riposare il tuorlo e lasciargli prendere calore. Questo è molto importante perché andiamo a pastorizzare il più possibile il tuorlo dell'uovo in modo tale da non avere problemi poi in un secondo momento. È importante anche sapere che le proteine dell'uovo coagulano a 65 gradi, quindi diciamo la temperatura ideale sarebbe raggiungere 65 gradi, ma ovviamente anche a 60 diciamo va bene, perché questa è una pastorizzazione molto veloce e diretta. Ci aiutiamo anche con una marisa, recuperando tutto il tuorlo sul bordo. Facciamo attenzione ogni tanto a tirare su la boule in modo tale che l'acqua non fuoriesca dalla pentola. Una volta fatto bagnomaria l'uovo, quindi abbiamo preparato questo mix e l'abbiamo pastorizzato, come facciamo a capire che il tuorlo, quindi il mix carbonara, è pronto? Utilizziamo un sistema, forse uno dei più antichi del mondo, che è quello di controllare quando facciamo questa operazione. Come vedete, facciamo una riga e vediamo che il tuorlo non cola, quindi ha raggiunto lo spessore, diciamo. Questo qua è uno dei metodi più semplici per capire quando è pronto il nostro mix, se non abbiamo un termometro a casa. Se no, con un termometro, quando raggiungiamo la temperatura di 65 gradi, il nostro mix è pronto. La pasta è pronta, il nostro mix carbonara è pronto. Scoliamo con l'aiuto delle pinze la pasta. È importante che non ci sia acqua di cottura quando la scoliamo, quindi va veramente scolata per bene. È molto importante adesso non buttare l'acqua di cottura, che ci servirà anche in un secondo momento per finire di mantecare la pasta. Aggiungiamo un mestolo di acqua, anzi due mestoli di acqua di cottura. E mescoliamo il nostro mix. Come vedete, il composto è abbastanza liquido perché andrà a fare una seconda finitura sopra la nostra pentola dove avevamo cotto già in precedenza la pasta. Per questo vi ho fatto scolare la pasta con le pinze e non con uno scolapasta, quindi noi andiamo a preservare la nostra acqua di cottura per finire la mantecazione della nostra pasta alla carbonara. Il fatto che la pasta non doveva essere al dente è molto importante. Con una cottura perfetta dello spaghetto andiamo a raggiungere una flessibilità tale che ci permette di poterla mantecare all'interno della boule senza che lo spaghetto si spezzi. Facciamo anche questa operazione della pasta ben cotta anche per un secondo motivo, che è quello del rilascio degli amidi, perché più la pasta rilascia amido all'interno dell'acqua di cottura, meno ne rilascerà all'interno della nostra boule. Quindi andiamo interamente a mantecare la nostra pasta a bagnomaria
Possiamo anche alzare leggermente il bollore dell'acqua in modo tale da dare calore alla nostra pasta. Arrivata alla mantecazione ideale, diciamo che abbiamo questo spaghetto, come vedete, bello bavoso. Andiamo ad aggiungere il guanciale, come sentite, bello croccante. Manteghiamo di nuovo, facciamo ammorbidire leggermente il guanciale, aggiungiamo un altro mestolo d'acqua. Fatto questo, la rimettiamo di nuovo sopra al bagnomaria. Lasciamo riposare leggermente sul bagnomaria all'incirca un minuto. La nostra pasta è pronta e andiamo ad impiattare. E completiamo con una spolverata di pecorino romano e una macinata di pepe. E la mia pasta alla carbonara è pronta. Questa è la mia pasta alla carbonara. Nella prossima lezione vi farò vedere come preparare un antipasto a base di carbonara. Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.